ricordo, ragazzi, eh. Io me lo ricordo, non me lo ricordo mica, ragazzi. Ogni promessa è debito, tranquilli, ragazzi. Ogni promessa è debito. Non mi scordo le promesse che vi faccio le mantengo sempre tutte, ragazzi. Non vi preoccupate. Allora, volevo vedere una cosa che mi ha messo molta curiosità. Aspetta, al di là degli YouTube Shorts, vabbè, vediamoci temporaneamente. Gli YouTube Shorts vanno fermati, perché poi volevo vedere la piscina più profonda del mondo. Bentornati su Bertra Reaction. E anche oggi un bel video di cringe estremo. Sì! Cringe estremo, dai, cazzo, dai! Elve, grazie per i due paladino. Tutto, gli shorts su YouTube, sapete, no? Quella bellissima cosa che è tipo, wow, TikTok e i Reel funzionano, quindi copiamoli. Ma il problema degli shorts su YouTube è che sono strani, molto strani. E oggi vediamo cosa esce. Vi ricordo prima di... Non è che ci possiamo sempre cringeare con TikTok, ragazzi, cringiamoci anche con cose che vediamo. Tire passate da Amichetti Gaming, Twitch e il mio profilo principale. Che poi gli YouTube Shorts sostanzialmente sono dei TikTok su YouTube, eh. Cioè, che cambia poi poco in realtà, eh. Ciao! Ciao! Let's play football! Let's play football! Dake doesn't need autotune! È solo questo! Non c'è il meme. Zio, bellissimo, guarda, veramente stupendo. Dovrebbero farne di più di questi video. Ne ho colto proprio la profondità, l'intrinseca logica, la fantastica, meravigliosa, splendente, proprio complicità. Guarda, bellissimo. Alessia, grazie per il tuo paratino. Gratina. Il meme è stato rubato da qualche parte durante questo video. Va bene, prossimo. Meme che ho rubato da Discord. Cinque scariest jumpscares, scari alert, numero 1. No vabbè, c'è il Ohio jumpscares, perché l'Ohio è un meme che fa ridere. Metti like anche tu. Dammi la forza, signore. Mom, dad, this is my new boyfriend. Oh, you say? Isn't that fourth dimensional? Yes, sir. Well, that's great. You know, I've always said four dimensions are better than three. And don't you think it's about time we see a fourth dimensional president? I sure do. God, Dad. It's okay. At least he's trying. L'unica cosa che mi fa ridere in questo caso è il fatto che molto spesso dei genitori dicono sempre cose imbarazzanti al compagno o alla figlia quando porti in casa il compagno, apposta per farli sentire in imbarazzo. Cosa che indiscutibilmente farò anch'io. Indiscutibilmente. Io penso che se mai avrò una figlia e mi porterà a casa il fidanzato, io mi presenterò davanti al fidanzato in mutande, calzini bianchi tirati su fino al polpaccio, ciabatte De Fonseca marroni, canotta, camicia stropicciata, stuzzicadenti in bocca e comincerò a parlare così. Ehi, chi è che sto qua? Dove l'hai trovato? Fatte vedere un attimo. Chi è? Come ti chiami? Dogo, grazie per 17, Dir, grazie per 17, ma... Cazzo. How to get away with ah, wow. Sono sconvolta, non dovresti. Mia figlia pensa di poter avere un fidanzato finché in casa mia si sbaglia di grosso. Oh, come fare i graffiti? Sì, sì. Viva il patriarcato, cazzo! Mister... Scusate. Bertra! No. Mister Beast, no vabbè. Così. Guarda la faccia. Ehi, zio, ma che cazzo fa? Grazie mille, è stato un piacere. Spero che torni presto a dipingere il mio vetro. Grazie mille, arrivederci. Ho vagamente cringiato, ma era fatto bene il graffito, quindi yay. I am a scientist and this Sono scienziato e questo è come serve le patate. Ma che cazzo sta facendo? Sono molto confuso. Ah, ok, ora può vedere l'interazione degli elettroni e degli atomi su... Sì, magari, Bertra, che cazzo. La patata, sì? No, però, Bertra... può vedere l'interazione degli elettroni sulla patata. È una cosa che faccio anch'io. It's potato, perfect. Ok. Era
era molto caotico, però mi è stato molto interessante. Vabbè, almeno questo è figo perché si è visto un po' di scienza. Vorrei poter usare anch'io quegli oggetti magici. Sì, però costano, quindi... Cos'è questa cosa? Hello there. È un causatore di crisi epilettiche. Argio, grazie per il 9, palatino. Bellissimo! Grazie! Tra le armate. Non ho capito. Ok. Ma cos'è sta roba? Ok, questo mi ha fatto ridere. Ok. È quando ti hanno appena dato la scopa a Hogwarts e stai provando un attimo a farti dei selfie volando, quindi... È la scuola di Hogwarts dell'India, di Calcutta. Oddio, è una rapina? No, vabbè. Grandissima rapina! Zia, grazie 17. Demon, grazie per la sub. Paratini, bentornati tra le parabate. Cosa? Mi è piaciuto. Ah, vabbè. Perpendicular teaching in progress. Minchia, questo me... Voi immaginate essere un insegnante che entra in una classe e trova tutti quanti messi di lato e voi, senza battere ciglio, vi mettete anche voi di lato e cominciate a insegnare di lato. Pietro, grazie per le 15 battine. Ma è morto 6 mesi fa, però apprezzo l'effort. Ci siamo, signori. No, vabbè, Poldo! Tieni, ti metto like. Ah, la copertina. La copertina è per YouTube Kids. Con Nico Pandetta, bellissimo, l'avevo visto. Molto bello questo. Stop! 2 minuti e 28. Ci vuole un po' più di saturazione, scusatemi. Porco troia. Molto bello. If you laugh 2 times, you die. No, vabbè, se ridi, perdi. Vediamo. No. Se ridi, perdi. Non credo di poter vincere in questo gioco. Bueno. A parte, zio, che tu stai giocando molto male a quel gioco, perché la regola vuole che nella parte superiore del coccodrillo tu debba inserire dei rasoi ultra affilati in modo che se sbagli dente ti tranci la falange, altrimenti questo gioco perde di ogni tipo di divertimento. I'm confident. Non faceva ridere. Avrebbe fatto ridere se si fosse tagliato il dito. Look like a fucking GTA character. Fortnite back bling. Are you serious, my brother? Non fa ridere neanche questo. Neanche questo, incredibile. Neanche questo. Ma io non capisco metà delle cose che vedo. Questo oramai non sono più convinto che sia vero, perché i primi video di questo qua la gente si prendeva veramente paura. Però a furia di vederlo, secondo me... Questo era l'unico semidecente. Wow, prova a non ridere. Con i miei che non fanno ridere, ci credo che vinci, porca puttana. Se fai così è ovvio che non ridi. E vinci. Cosa vinci poi? Lo spirito del signore. Andiamo avanti. Baba boy. Oh sì, altri Discord memes. È praticamente una meme reaction, ma di meme che non fanno ridere questo. Meglio del solito. I don't have any candy. You want a hand grenade? No! No, no, no! È stata censurata, quindi... No, mi dispiace. È stata censurata, quindi... Sandra, grazie per i 6, palatino! Fanboy! We're breaking up, I found a real woman. Wait, what? I promise you, if you laugh at a single one of these memes, you are going to hell. No, vabbè, se ridi a uno di questi meme vai all'inferno! Ma magari, dimmi dove si firma. They knew what they... Tutta la gente più simpatica all'inferno, voglio dire. Ha detto Jaeger. Grazie per i 6, palatino! Maybe you don't have to go to the zoo after all. It looks like there are wild animals right here. Ok, personale. What the hell is this man doing? Well, bubbleheads. Just you and me. Grazie per il palatino. Vabbè, però, ragazzi, meme dove ci sono sequestri di minorenni, cioè, è normale che mi faccia ridere. Va bene, andiamo avanti.
Harder, make it better, do it faster, makes us stronger all and ever. Hour after hour, work is number 50. Whopper, 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 whopper. Perché whopper, whopper, whopper con la bandiera della Cina? Qual è il punto di questa cosa? Cosa vuol dire? Qual è il punto, è il governo di questa cinese cosa in che generale? Sta cercando di reclutarmi per qualcosa di losco? Eh? Governo cinese? Foso, wo, binci! Dimmi, figliolo, ti piace Taiwan? No, vabbè, c'è anche Gmod. È un po' tutto. Fatto bene, però, dai. Like, this guy is not a full-time streamer. Why the fuck is this his setup, bro? Well, I'm a 15-year-old and still in high school, and this is my only form of revenue, so I guess you can call that whatever you want. No, no, c'è il dissing e il counter-dissing sugli shorts di YouTube. Che cosa sta succedendo? Che cos'è questo professional camera? You know I don't only use my camera for streaming, right? I mean, I'm literally... Ok, è cringissimo. Va bene. I 3D printed this key, and it opens my house. I created this key using a single picture of my actual house key. Yeah, if this works, I'll chop my penis off, and I mean it. Key down, quarter for reference, yeah. No, non credo. Potrebbe, dipende dal materiale. Cioè, fanno le chiavi 3D printate, interessante. Forse. Questa cosa. Ma era una chiamata di un ragazzo con un femboy, ragazzo molto femminile, eh? Dove l'altro ha detto, ehi, dobbiamo lasciarci. Ho trovato una ragazza vera, W.I.T. Watts. Andrea del 1988, comunque ciao Tato. Forse verrò a trovarvi a breve. Grazie per il cirvatina, facci sapere. Boop. Ha fatto boop! Non sapevo che l'avrebbe fatto, ma l'abbiamo fatto insieme. Dite che funziona, secondo me no. Che cosa romantica. Mm-hmm. Non sono sicuro. Fai i boop che faccio anch'io. Trust me, this won't work. It won't work. Potrebbe, no, però potrebbe se fatto in un materiale molto duro, magari. It's not gonna work. The moment of truth. It's dark out. Perfect for a robbery. Okay. Hello there. This is not looking good for my penis. Okay. I take it back. I mean, I like my penis. Lil, grazie per le 5, Valentino! Perché lui ha detto che se avesse funzionato si sarebbe tagliato il cazzo. Pretty nice, guys. Please, please. Fun. Ho riso. Today I'm gonna get addicted to crack to see how hard it is to quit. I'm not gonna lie, I have no idea what to expect. Just, what's your idea? Do you wanna be in my fucking vlogs? Just shut up and film. Cosa sta accendendo? Right, scusa, non sta capendo. Crack. Ah, è crack? Do you feel okay? I feel good right now. I kind of feels like my Adderall. Fuck, dude, I'm out of crack. We gotta get some more and then we'll film again. We don't need to get more. You don't know how crack works! This shit's so expensive, dude. Fuck, dude. I'm all out of gas. I need to sell something. Alright guys, I'm outside Tito's pawn shop. I just sold my phone, traded it. I got this nice new camera though. Che imbecille. We're gonna keep this video going. I'm about to go buy some more crack. Molto bello, fatto molto. Che imbecille. Vabbè, questo ci stava come parentesi. Volevo vedere dove cazzo sta. Ecco, la piscina più profonda del mondo. Dura solo 8 minuti, però mi ha messo curiosità. Piscina più profonda del mondo. Si chiama Deep del Mondo Dive Dubai. È profonda 60 metri. What? 60 metri. Sì, però non ti devi cagare in mano, Cioè, non ti devi... Guarda che molti ci avrebbero paura ad andare lì, No, vertigini no, perché sono in acqua, però... Se, guarda che molti ci avrebbero l'inquietudine. Cioè, ci sono quelli che hanno la fobia dei buchi nell'acqua, quindi... Però io proverei. Per me è una gran figata. A me piace tantissimo l'acqua, mi piace stare in acqua, mi piace tantissimo nuotare, quindi io proverei sicuramente. Però 60 metri è impegnativo, 60 metri è veramente impegnativo, raga. 60 metri. Contiene 4. Mi cago sotto, beh, caghi in acqua, la merda poi galleggia. 14 milioni di litri d'acqua. Il mio obiettivo di questo video sarà di nuotarci dentro e mostrarvi tutto quello che si nasconde al suo interno. Ok, ragazzi, siamo. Oggi è il grande giorno. Che figo, però, che figo. La piscina più profonda molto del mondo. Figo. Let's go. Ci sono 9 corsie. 9 non le ho mai viste. Queste sono 9 corsie. Pazzesco. Spoiler muore, la Madonna, che cattiveria. In una cattiveria. Parte della città abbastanza vuota e disorientata. Le ragazze non cagano. Per poterla raggiungere ci abbiamo messo prima una mezz'oretta. Prima era quella di Montegrotto Terme Padova, era di 48 metri. Ma non si capisce quello dicono alcune robe.
Che imbecille! Tabella tonto. Dove lo vuoi andare? Tabella tonto, bella tonto. Come nel pochino? Che bomba, non si capisce quando dicono alcune robe. Che coglione! Sei un coglione. Fu così che non entrarono mai lì. Thank you very much, man. Cioè, raga. Wow! Alle mie spalle c'è la piscina più profonda del mondo. Andiamo a vedere che mi aspetta. Vediamo che ci aspetta. Già l'ingresso della piscina è fighissimo. Ci sono tutti gli schermi. Non ho mai visto uno schermo su una colonna. Ma che figo è! Ma che figo è lo schermo sulla colonna? Sono sincero. Schermi sulle colonne a parte, ero andato lì per fare un tour della struttura, di tutti i suoi sistemi e infine un'immersione guidata. Ovvero un'immersione in cui l'istruttore ci avrebbe fatto vedere tutte le attrazioni che si trovano all'interno della vasca. E credetemi, meritano. Instagram, TikTok, YouTube, everything. Yeah, but short form. Ok, quindi, raga, lui è un creator che viene dal Canada in pratica. E ci tufferemo insieme e faremo il video insieme. Quindi, let's go. Si può trombare in acqua, sì. Volendo, sì. Cioè dipende, più che altro è veramente faticoso. Cioè è faticosissimo trombare in acqua, perché comunque devi muovere te, tutta la massa d'acqua, poi devi muovere lei e nella... cioè è un bordello, te lo sconsiglio, a meno che non sei veramente molto allenato. Cioè, nel senso, se sei allenato sì, se non sei allenato personalmente te lo sconsiglio, perché muori, cioè di fatica. Ho già visto una scacchiera sott'acqua. Allora, questo era il nostro istruttore, adesso ci danno le tute, devono capire di che taglio. Mi raccomando, ricordati sempre ogni tanto di schiacciarla un po' sui fianchi, che la svuoti, se no altrimenti a furia di andare lei si riempie d'acqua e comincia a galleggiare, dopo va in giro, mi raccomando, eh. Ogni tanto spingila dalla pancia, che la svuoti un po', se no tipo materassino, se no si gonfia. Già siamo, io sono della taglia bestiale, enorme, bicipiti che esplodono, quindi vediamo che taglio mi darà. A me mi dai la taglia panza gigante, no? Perché voglio. Nessuno mi sente qua, è veramente un vantaggio. Poi adesso posso dire zucchina, Daniele, sudore di capra, no, e la gente pensa che io stia facendo un video YouTube. Ok, adesso andiamo a cambiarci nello spogliatoio e poi torniamo qua. Mi metto la muta. Dai, cosa succede se i pesci mangiano la sborra umana? Niente, nasce Ariel. Ok, muta indossata e vi dirò, mi sento un supereroe. Comunque qua è tutto iper di lusso. Prima roba da dire, questo è uno specchio, come ci siamo appena accorti. E non lo sembra affatto. Cioè, boys, hanno pure già gli asciugamani dentro gli armadietti. E comunque la cosa più bella di questi armadietti è che non fanno c***o come tutti quelli delle... Belli, ma è molto bello sto posto. Che hanno delle forme strane. È bellissimo sto posto. Allora, l'unica cosa per cui sono preoccupato è che non so quanto riuscirò ad andare giù. Perché ovviamente la piscina è profondissima. Però non sono abituato a fare apnea e quindi questo potrebbe essere un problema. Beh, scusa, ti daranno... Beh, scusa, non ti danno la bombola? Io l'ultima volta che l'ho fatta sono andato fino a 10 metri con un po' di fatica. Che guardate che... No, ragazzi, sembra una stronzata, ma già quando vai giù di 4-5 metri si sente parecchio. Si sente. Aiko Chan, grazie per i 5, palatino. Cioè, sembra una minchiata, però io quando andavo a nuotare a largo, perché quando andavo al mare andavo oltre gli scogli, andavo oltre gli scogli a nuotare a largo, dove c'era già l'acqua profonda a 4-5 metri, io andavo di sotto, mi spingevo giù per andare di sotto, e mi rendevo conto che già quando ero sotto 2-3 metri d'acqua, un po', poco, però si sentiva, eh. Un po' si sentiva, quindi andare giù di tutti quei metri deve essere bello impegnativo, eh. Non deve essere... No, non, ma no, ma sai cosa, Baiba? È che io fino a quando ero bambino ho sempre nuotato. Cioè, io da quando avevo 4 anni, mio padre mi ha preso, mi ha lanciato in piscina e ho nuotato. Cioè, io nella mia vita praticamente tra nuoto e pallanuoto avrò fatto 13 anni. Sono sempre stato al mare. Ogni volta che andavo al mare mi metteva a nuotare. Cioè, andavo a nuotare anche a largo oltre il disco. Quindi, meno male, a me l'acqua non dà fastidio. Però devo ammettere che effettivamente si sentiva il peso dell'acqua anche a pochi metri, quindi non oso immaginare a 20-30 metri che cazzo senti, cioè. E sarebbe un peccato arrivare solo a 10 metri qua, perché la piscina ha molto di più da offrire, quindi vediamo come mi comporterò. Dopo essermi preparato, era finalmente arrivato il momento di vedere la piscina. Ok, è tipo l'ascensore più grande in cui sia mai stato. This is the biggest elevator in Italy? Yeah. Wow, is that tiny in Italy? Ciao Andrea, come stai? Bene,
banalino, circo, grazie. Questa è la piscina più profonda del mondo. Sembra tutto innocuo. Poi quando uno infila la testa sotto, ci sono tipo 60 e passa metri e fa paura. Bellissimo. Bellissimo, raga. Lo vorrei troppo fare, bellissimo. Se non è puro dell'acqua, è una figata incredibile. Me le andate, hanno detto, no, tranquillo, non c'è problema che le finisci, sono circa 3 kg di gallette. Tu non sai con che cazzo stai parlando, zio. Io non ho lo stomaco, io ho un buco nero. Ecco alcune curiosità sulla Deep Dive Dubai. È profonda appunto 60.2 metri e detiene quindi il record ufficiale per essere la piscina più profonda del mondo. Al suo interno contiene 14 milioni di litri di acqua, che è un numero che non ha senso, ma per darci un senso equivalgono più o meno a 6 piscine olimpioniche messe assieme. Essendo così dannatamente grande, al suo interno ci starebbero più di 10 balenottere azzurre. Sono buone, sono molto buone. Non dovrei dirlo perché non mi ha ancora dato lo sponsor, però sono molto buono. Sotto la superficie dell'acqua c'è una vera e propria città abbandonata in cui si possono fare tantissime cose. E infine la temperatura dell'acqua. Ma è bello perché è tutto strutturato a mo' di città. Cioè, vera e propria, guarda, città abbandonata. Cioè, è fighissimo. È veramente fighissimo il fatto che sia strutturato come fosse una vera e propria città sommersa. Cioè, è proprio bellissimo. Cioè, tu vai in giro, ti muovi come se fosse una città sottomarina. Sembra, è stupendo da vedere. In cui si possono fare tantissime cose. E infine, la temperatura dell'acqua è più o meno costante sui 30 gradi centigradi. Allora, bello, a giudicare bello dall'ambiente, direi che è il momento perfetto per iscrivervi al canale e lasciare like al video. Prima di immergerci, hanno voluto farci fare un rapido tour dei sistemi di sicurezza della struttura. Ok. Penso per tranquillizzarci. In totale hanno 56 videocamere che controllano tutta la piscina. Vabbè, certo. Queste due sono delle stanze di sicurezza posizionate a 6 e a 20 metri. Ovvero quando uno, casomai c'è un problema o qualcosa del genere, uno può andare in queste stanze, esce e c'è l'aria. Pazzesche. Come potete vedere, qui alla Deep Dive hanno degli ottimi sistemi di sicurezza per assicurarsi che niente vada storto. Voi invece siete molto più spericolati. Sono bello gasato. Yes. È pesantona sta roba, eh? Avrò 30 kg sulla schiena. Per il Barbarian. Esatto, parto per il... Mica 30 kg! Barbarian. Io sono inarrestabile! Ok, right. Ok. See, jump by your regulators and beat for me. Are you high? I'm high. Ok, boys, tutto ready e andiamo. Sento un paguro. Ciccio, aiutami tu. Adesso magari lo chiedo. Una volta si faceva con lo sputo. Vabbè, una volta si faceva con lo sputo. Un sistema un po' antiquato però, eh. Adesso c'è il Covid e si fa in sicurezza. Leoni, tutto pronto e let's go. Ma scusa, ma c'è un cesso... No, ragazzi, questa è poesia. Cioè, ecco, una cosa che io voglio fare. Cagare sott'acqua. Ragazzi, cagare in un cesso sott'acqua deve essere poesia. Deve essere poesia. Che tu fai uscire lo stronzo, vedi lo stronzo che comincia a salire. E tu? Io voglio cagare in un cesso sott'acqua. Poi devi pulire il culo direttamente con la mano, tanto sei già nell'acqua. No, questa è un'esperienza che mi piacerebbe tecnicamente forse provare. Sì, lo so che serve tutto un po', lo so, è impossibile farle così normale. Però guarda che figo, è una città, cioè è The Last of Us immersa praticamente. La piscina è strutturata su più livelli che variano in base alla profondità. E durante l'immersione si può fare di tutto. Sì, leggere sicuro, il giornale, sicuro. Fare la spesa, giocare a calcio, più o meno.
ma le tre cose in assoluto più fighe secondo me sono state queste: giocare a biliardo. Dai, no, che figo! Voglio giocare anch'io a biliardo sott'acqua! No, dai, ma che figo deve... No, dai, raga, ma dai, vaffanculo! Voglio giocare io a biliardo sott'acqua! Fare una partita a scacchi. Vabbè, questo non esageratamente... E mollare un missile terra-aria nel gabinetto sott'acqua. Vedi, vedi, vedi? Il Dieghetto, grazie per i 9, Palatino. Vedi? Vedi che se un uomo dai un gabinetto dell'acqua, lui cagherà nel gabinetto nell'acqua? Buongiorno, Secchi. Leoni, fatta, è stata devastante come esperienza. Ufo, io sarei andato tanto più in giù, tipo ai 60. Però sarei imploso, quindi era meglio evitare. Figo, fighissimo. Ok, thank you. Ti metti proprio ad abitare lì, prendi la residenza lì. Abiti lì sotto, quando arriva il sub vuole un caffè, con il caffè che va in giro nell'acqua. Oh, scusi. Oh, thank you very much. Bellone, veramente veramente bello. L'unico rimpianto è che ci siamo fermati tipo ai 12 metri di profondità. Sarei potuto andare giù ancora, infatti appena siamo usciti. Vabbè, però ce ne vuole di insomma. Ce ne vuole di impegno per andare, cioè, non è facile, ci vuole anche un po' di fegato per andare. Se tu fossi donna saresti proprio Ursula, e la cosa che fa più ridere è che mia madre si chiama Ursula, quindi... è abbastanza comico come paragone questa cosa, quindi... Gianmarco il Sassones, grazie per la sabbia per i 4 palatini. Benvenuti e bentornati tra le povere armate. Sapeva tutto, era già andata avanti. Era andata avanti coi lavori. Vediamo un po' cosa abbiamo. Che ratto è un po' che non lo vediamo. Un'occhiata dei video che dovrebbero mettere. Oi 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 oi. Oggi ragazzi daremo un'occhiata dei video che dovrebbero mettervi ansietta. O forse vedremo se sono paranoico o magari non abbastanza. Non lo so, scopriamolo insieme ragazzi. Puoi postare l'intero video della pasta che cade? Oh, no, 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 tutta questa pasta. Aiuto. È arrabbiato. Il rallenti rende tutto più magico. Vabbè, l'ha salvata, dai, l'ha salvata. Urlano così. Niente, perché sono donne, le donne urlano quando c'è un problema, è ovvio, cioè. No, raga, è bruttissimo. Stavo per dire stupendo, però è effettivamente anche stupendo. Sembrano delle arpie, ma che... sembrano più che altro dei cormorani in amore allupati che fanno il richiamo per trombarsi le femmine, ma... Non dovrebbe essere così divertente, non capisco perché. Pasta alla vista, mamma mia. Che tristezza. Pessima, ma che è? No, vi giuro, c'ho i ricordi del Vietnam appena leggo questa cavolo di scritta. Fatemelo risentire, lo voglio rivedere. Basta. Oh, ma che è? Che figata, regà! Questo l'ho visto. Si può fare! Non lo sapevo che i pompieri avessero questo potere! Ma non è che i pompieri... Oddio! Ma quindi è questo quel famoso Fire Force del quale la gente parla? Oppure mi sono perso qualche anime nuovo? Che figata comunque i pompieri che arrivano... Sembra di straguardando lo scontro tra l'uomo di ghiaccio e l'uomo e la torcia umana, praticamente. Un dominatore dell'acqua come Avatar, una roba del genere. Stanno cercando di spegnere De Luca, esattamente. Blocca le palle di fuoco, bellissimo. Anzi, più che altro, ora che ci penso, sembra tipo un combattimento di Harry Potter. Ecco! Mi ricorda per qualche motivo la battaglia finale con Voldemort. Guardate, è uguale, mamma mia. Un gatto dentro una vasca. Tra l'altro è una vasca scomodissima, fatevelo. Fallo dire, fallo, le vasche così fallo, orrende, le fallo, vasche. Fallo. Sta per accendere l'acqua. Non ti distrarre. No, fallo. Non lo fare, umano. Non lo fare, umano! La faccia di questo gatto è stupenda, regà, mamma mia! Ma vabbè, vi posso dire che comunque questa persona è un infame. Avresti dovuto. Se il gatto ha paura e lo sta guardando in questo modo, significa che il padrone lo ha già fatto! Comunque, allo stesso tempo, apprezzo la poker face perché non si è neanche... Sì, tra l'altro, una domanda, scusa, quanti anni è che non lava questa vasca da bagno, no? Perché, cioè, se ci sono le impronte del copertone di un auto articolato, cioè, scusami, il pavimento di questa vasca l'hanno usato per trasportare dei cingolati? No, perché, cioè,
non ho capito. Che è spostato minimamente il gatto. Tipo, è una sfida psicologica. Se mi bagni, ti bagno anch'io. Stanotte sul letto, pisciandoti addosso. No, un cane dentro un passeggi. Oh, madonna santa, che cazzo. Questo cane ha visto cose che voi umani non potete neanche immaginare. Sto cane ha dei problemi, è fatto di crack, sto cane non è sano, c'è qualcosa che non va. Berlusca, grazie per i 12, Palatino. Cioè, gli ha dato i croccantini alla marijuana, perché non me lo spiego. Gli ha dato la scatoletta con del manzo all'eroina. Cioè, c'è qualcosa che non quadra. Cioè, questo cane è lì che ti guarda. Cosa c'era in quel friskis? Wow, devo ammettere, mi ha messo ansia. Vedete, questo è tipo il bambino medio che vi guarda in autobus o sul treno. Stessa cosa, eh. Vi fissa nell'anima, mio Dio. Questa è tipo la morte che è entrata dentro a questo cane e vi fissa negli occhi perché dice tu sarai il prossimo. E poi in questo momento il cane ha ripreso coscienza. Oh, questi video li ho già visti e non smetteranno mai di mettermi ansia. Sì, l'ho visto anch'io e ammetto che mi sono cagato addosso la prima volta che l'ho per visto. Per queste persone, come fanno? Cioè, io capisco che questi qua magari lo fanno da tutta la vita, quindi sanno bene che cosa stanno facendo, ok? Cioè, è tutto quanto in un ambiente controllato, questo per dire per YouTube, tranquillo. Però assurdo, io non mi fiderei mai nella vita di fare una roba del genere. Ma io neanche a morire mi metto a fare sta roba. Vi giuro, cioè... è arrivato tipo Mario, prende, boom, cambia dimensione, se ne è scomparso, non esiste più, vabbè. Che poi per molti di voi che si chiederanno, ma come fa a scendere da lì? Ebbene, c'è una... la campana torna indietro. La risposta giusta ed una risposta esatta. La risposta esatta è che riscende semplicemente come una persona normale. La risposta giusta però, anzi la più giusta secondo me, secondo il mio umile parere, fa tipo gli NPC, tipo rimane là sopra finché non passa un'altra ora e poi riscende, risuona e ritorna su. Ok, fermi tutti. Riuscirà l'ovetto Kinder a sciogliersi prima che il caffè fuoriesca? Guarda, io questi video di merda li ho visti. Nel 90% dei casi non c'è pericolo che il cioccolato si sciolga, però delle volte accade, bisogna vedere. Scopriamolo. Allora, vediamo. Ok, il caffè è partito. Perfetto. Sta andando molto più veloce di quanto pensassi. Thunder, grazie per il 17, Palatino. Vediamo. Non so perché qualcuno lo dovrebbe fare, però allo stesso tempo ci sta. È una gara con... È fuoriuscito. Wow. Un po' me è fuoriuscito, pochi cazzi. È stato molto vicino. Tocca ammettere, effettivamente, un goccetto è uscito, ma nonostante tutto, ragazzi... Le regole sono regole. Cioè, Rat, non è che puoi barare, cioè... Sì, è Le regole sono regole, Rat, inutile che adesso cerchi. È stato molto... E anche oggi non abbiamo combinato un casino in cucina. Dai, oddio, è una candela? Ok. Parese gli dà uno schiaffo. No, no. Wow. Ho avuto anch'io tantissimo timore che gli cavasse un occhio. Stavo per dire addio occhio, però a quanto pare era semplicemente, non lo so, una sorta di schiaffo a rallentatore. Complimenti per lui che manco ha chiuso gli occhi comunque. Io non avrei mai avuto fiducia in questa cosa, ve lo dico. Cioè, nonostante il fatto che io sappia che fisicamente non può accadere, io sono sicuro che l'universo troverebbe un modo per... Adesso lui ride il tipo sbam! Darmi quella schicchera. Un cuore, oserei dire, disegnato perfettamente. Ok, lo sta riempiendo. Vai. Ci sta. Molto soddisfacente, devo ammettere, Ah. No, c'è un puntino bianco, te lo dico. Hai lasciato un puntino bianco. No, per favore. Non lo fa. Ok, ci sta. Mi ha effettivamente beccato, devo ammetterlo. Pensavo che effettivamente non avrebbe colorato tutto, ma nonostante tutto, non vi preoccupate, l'universo è salvo. Comincio a pensare che comunque tutti noi abbiamo dei problemi mentali, ragazzi, ma vi rendete conto che siamo stati turbati da un puntino bianco lasciato su un cuore disegnato? Ci avete mai fatta questa cosa? Credo che abbiamo un po' tutti dei problemi mentali. Adesso vi mostro quanto è aggressivo il mio tostapane. Tostapane. I'm scared. It's like a time bomb. Ok. Ma... L'ansietta che sale. Io che aspetto che, diciamo... T-Black, grazie per i 3, Palatino. Vabbè, bentornato tra le opere armate. Non sta succedendo letteralmente nulla. Perché sta facendo fumo? Oddio. Mi sono spaventato. È stato bellissimo. Si è smutrito. Sì, vabbè, ma tu non ti puoi spaventare per un tostapane! Scusami, ma quanto devi essere rincoglionito da 1 a 1000 per spaventarti per un tostapane! Mi pare che abbia preso uno schiaffo, mamma mia! Ma poi, raga, qualcuno mi spiega per quale motivo il suo pane è tostato a metà, ma che cavolo... Perché l'ha messo a metà, tostapane è? Allora, vi devo dire che effettivamente l'ansietta ci stava in questo video, però mi ha fatto più ridere che altro. Nope. Ah, è uno di quei video, oh...
Ok, le mappe concettuali online sono comodissime per studiare. Ma vuoi mettere la comodità? Che cazzo dici? Perché farlo? Io vorrei vedere i video al contrario, dove succede che per sbaglio gli cade. Wow! Oh. Ok, questo è stato davvero complimenti. Assurdo. No, sul serio, però voglio vedere i video nei quali alla gente cade il telefono. Voi ricordatevi, ragazzi, per ogni video trick che vedete questa roba, ce ne sono 10 di persone alle quali è caduto il telefono. Tocca vedere gli altri 10, dai. Vedete, però, per fare questi video o siete ricchi o siete stupidi. Non c'è altra alternativa, ve lo dico. O siete degli stupidi ricchi. Nessuna sana di mente si metterebbe a fare queste cose. Alle 9 di mattina, poi, tu stai fuori di testa. Mamma mia, lasciamo stare. Grazie per i 13, palatino. Pazzo, sul serio. Ignorate il mio amico, si gasa molto quando si parcheggia in questo modo. L'ho vista malissimo questa macchina. Ma che risata era? È venuto, mamma mia. Oh! Queste qui, madonna. Le galline nel pollaio ridono in questo modo. Stupendo, regà, mamma mia. Però non lo farei mai nella vita. Non mi fiderei mai nella vita di parcheggiare in questo modo. Prima o poi il paraurti, ve lo dico, lo abbandonerà se continuerà a fare questa roba. Olio di oliva? Perché spostare da una bottiglia all'altra ora che... Mamma mia, oddio, regà, l'ansia. Ma si sta muovendo. Si sta muovendo, allora, tutto. Io capisco che dovrei guardare la bottiglia, ma... Sì, ma sei su una nave che si sta muovendo, scusami. Cosa sta succedendo? Si sta spostando. Perché si sta spostando l'asse terrestre? Quanta l'inquadratura, cosa sta succedendo? Ok. Ah, okay, vabbè, allora sì, allora ci sta. Così era easy. Pensavo ci fosse qualcosa di strano, non capisco. Per quale motivo mi è uscito questo qui tra i consigliati? Io sono curioso di vederlo, sinceramente. Il gallo. Ok, quale scegliamo? Pollo con occhiali? Secondo pollo con gli occhiali? O Siteries tienes el humor rotto? Vediamo Siteries tienes el humor rotto. Vediamo se ho il humor rotto. Andale, andale! Nacho. No. Busco novia, resquisito, serretti esterno. Anch'io, raga. Ma che cazzo? Un gatto. Ora ho capito perché andavano dentro l'anemone che gli punge ogni volta che entrano. Stavano, è l'equivalente di tagliarsi le vene con le lamette per i pesci. Ora si spiegano tante cose. Okay. Oddio, è morto. Gatto? Gatto? Non si... Oh, gatto! Sì, però non lo picchiare, poverino. Ma che cazzo? Ma che sei? Il gatto dorme, lei. Spam, spam. Il gatto era in un momento di sonno profondo, poverino. Cosa? Pronto? Sì, però non lo picchiare, poverino. L'ha messo seduto. Però, regà, vi giuro, ma che ansia viene quando i gatti fanno queste cose. Anche i cani, in generale. Quando gli animali prendono, dormono, ma hanno il sonno così pesante che voi li toccate. Continuano ad essere morti. È bruttissimo, però, quando succede, perché veramente vi prende un Leo, grazie per i 3, palatino. Che mi ha guardato? Do you press the button? No. Cioè, a me ha spaventato il tuo urlo, faccia di cazzo, cioè. No! Che infamata! Pensate giocarci al VR con questo? Andrea, grazie per i 10, VR per gli horror. Ma a me ha spaventato l'urlo, non lei che si girava, cioè, testa di cazzo. I VR per gli horror sono orrendi! Mai nella vita giocherò ad un horror VR, è troppo. Probabilmente ci muoio, ok? Non so se ho problemi cardiaci, ma con questi giochi lo scoprirò, quindi evitiamo. Vede, questo manichino si è comportato come l'alunno medio quando entra qualcuno in classe. Tutti quanti a fissare verso la porta. I semafori di questa città sono spenti.
Ah, ok, questo video l'ho già visto. È editato, eh. È editato, quindi non c'è. Ovvio, perché sarebbe nulla impossibile. Di cui preoccuparsi, però. La prima volta mette ansietta, effettivamente. Sì, perché noi siamo abituati all'Italia, quindi. E comunque, oh, l'editing è stato fatto troppo bene, tranne in alcuni punti, eh. Tipo, guardate qui la macchina che spawna. Si teletrasporta tipo Goku. Bellissimo. Questa sinistra che attraversa un portale di Rick e Morty. Mamma mia, lasciamo stare, va. Più lo guardate, più vedete cose sbagliate. Ah, vabbè, ma infatti da vedere una. Sapete, la cosa migliore da fare quando una vespa o un'ape vi va addosso è non muovervi. Nel 99% dei casi non vi faranno nulla. Zia, allora i casi sono due. O hai un lucidalabbra particolarmente dolce, oppure io farei una visitina dal dentista perché è talmente tanto tartaro che anche l'ape vede che lì ci sono degli scarti di cibo conservati da mesi. Perché non si spiega altrimenti, voglio dire. Non ho mai visto un'ape così fissata con la bocca. Cioè, decidi tu, ottimo lucidalabbra o del pollo rimanente da Pasqua del 97 incastrato nella gengiva del premolare. Non ci sono altre opzioni. Damn, grazie per l'anno, Palatino. Però non così in bocca. Vuole entrare nel naso? No! No! Oh, ok. Meno male. Gliel'ha sparata addosso. Vuole entrare nel naso? No! No! A me una volta al mare è capitata una scena che dire che è epica è dir poco. C'eravamo io e un mio amico che stavamo camminando uno a fianco all'altro. A un certo punto io, mentre camminiamo, sento nell'orecchio. Allora tipo faccio così distinto, do tipo una sberla distinto e sento che colpisco qualcosa, però non vedo niente. A un certo punto sento il mio amico che fa ah, 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 è attaccato alla caviglia, ci aveva incastrata un'ape che lo stava pungendo. Cioè praticamente io ho dato una sberla all'ape, è volata sulla caviglia del mio amico e appunto lui... Appunto da capro espiatorio per i miei peccati. Oh, ok, meno male. È un po' d'ansietta, effettivamente ci stava, raga. Una vespa nel naso non è per nulla una cosa carina. Però allo stesso tempo, mamma mia, non la sputare così. Ma ha sputato in faccia. Questo è un kink di certa gente, dovresti saperlo. Ok. Sembrano strade italiane, sinceramente. Pedro. Quindi è italiano! Mamma mia, raga! Raga, c'ho gli occhi. Devo giocare già a GeoGuessr. GeoGuessr. Non ho capito niente! Sì, esatto. Ok, allora, come potete vedere da queste crepe, che sono molto, appunto, europee, oserei dire, no? Abbiamo questo palo della luce, che è molto... europeo, oserei dire, sì. È tutto molto europeo. Abbiamo questa cassetta della posta che... Che è molto europea. Non è molto europea, se devo essere sincero. Però sì, per me è tutto quanto in Europa. Quindi, secondo me, siamo... in Romania. È tutto così europeo, regà, ve lo dico. Basta così. C'è preso. Basta così, non continuo. Non continuo, è finita. Fatemi vedere se sono sopravvissuti ai cani. Che poi ovviamente i cani più... Giocaci anche tu, sarebbe un'idea, sai. Sono anche i più pericolosi, oserei dire. No, eri in America. Scusate, allora ho visto malissimo io, scusate. Dai, ci sono riusciti. No, ho visto male io, scusate. In due su quella che sembra essere una bici, tra l'altro. Ottimo. Ok, una macchinetta di bevande. Che penso stia avendo un malfunzionamento. Cosa succede? Cosa succede? Ma perché sta facendo i click? Cosa sta succedendo? Vai. Pronto? Il Boris, grazie per i 15, Palatino. Bentornato tra le mappe armate. Oh, c'era! Cosa succede? No, what? Non avrei mai detto che avrebbe preso quello in mezzo! Assurdo! Raga, più intrattenente del gelatai in Turchia sta roba, ok? Che cazzo sta succedendo? Che cazzo sta succedendo? Aiuto. Cosa succede in questa macchinetta? È bloccata. Dai, perfetto. Ok, ha provato a prendere un'altra bottiglia. Vediamo se con l'altra bottiglia riesce a farla uscire. Attenzione. Ma cosa sta succedendo?
3,80€ per una bottiglia, ora che sto leggendo, ma sei pazzo? 4 euro, $4. E si è bloccata pure questa. Hai perso $8, l'equivalente praticamente. Sì, però lo spettacolo è valso tutto. Di 7,60€ e non hai preso nulla, complimenti. Vabbè, però lo spettacolo ne è valsa la pena. Vabbè che poi io, con le vecchie macchinette si può sempre recuperare, perché bene o male quando ti rimangono incastrato dei pacchetti di cibo nelle vecchie macchinette, si può sempre usare la tattica o della sberla laterale, o dello ti scosso fino a quando non cascano tutti i prodotti insieme, oppure del metto i soldi, ordino allo stesso punto e cascano due pacchetti invece che uno. Di solito funzionano. Io di solito prediligo o la moneta o la sberla laterale, però in entrambi i casi vanno abbastanza bene comunque. Senti, livello di ansia alto? Vabbè, già è Mario, regà, non c'è molto da dire, quindi per me l'aspetto. Ah! Vabbè, tanto non l'avrebbe comunque preso, che c'ha l'elicotterino, quindi ci sta. Ok, va bene. Va bene. Okay, quindi è questo il gioco che giochiamo, vero? Sta facendo anche bravo, del teasing! Cazzo. Che infame! Vabbè, se uno è bravo può farlo. Ok, questo livello è brutto. Non è il livello che è brutto, è lui che è pazzo. Dovrebbe essere illegale giocare in questo modo, ve lo posso dire. Come no? Ti odio con tutto me stesso. Riesce a vincere? Oh, meno male. Sapete, pensavo che avrebbe fatto anche figo. La stessa cosa, che saliva fino alla cima e poi all'ultimo si sarebbe fermato. Molto figo. Avrebbe toccato il fondo della bandiera. Guarda, ragazzi, io me lo non me lo ricordo mica, ragazzi. Ogni promessa è debito, tranquilli, ragazzi. Ogni promessa è debito. Non mi scordo le promesse che vi faccio le mantengo sempre tutte, ragazzi, non vi preoccupate. Allora, volevo vedere una cosa che mi ha messo molta curiosità. Aspetta, al di là degli YouTube Shorts, vabbè, vediamoci temporaneamente, gli YouTube Shorts vanno fermati, perché poi volevo vedere la piscina più profonda del mondo. Bentornati su Bertra Reaction, e anche oggi un bel video di cringe estremo. Sì! Cringe estremo, dai, cazzo, dai! Elve, grazie per i due paladino. Tutto, gli Shorts su YouTube, sapete, no? Quella bellissima cosa che è tipo, wow, TikTok e i Reel funzionano, quindi copiamoli. Ma il problema degli Shorts su YouTube è che sono strani. Molto strani. E oggi vediamo cosa esce. Vi ricordo prima di non è che ci possiamo sempre cringeare con TikTok, ragazzi. Cringiamoci anche con cose che vediamo. Tire passate da Amichetti Gaming, Twitch e il mio profilo principale. Che poi gli YouTube Shorts sostanzialmente sono dei TikTok su YouTube, Cioè, che cambia poi poco in realtà, Ciao! Ciao! Let's play football. Let's play football. Dake doesn't need autotune. È solo questo. Non c'è il meme. Zio, bellissimo, guarda, veramente stupendo. Dovrebbero farne di più di questi video. Ne ho colto proprio la profondità, l'intrinseca logica, la fantastica, meravigliosa, splendente, proprio complicità. Guarda, bellissimo. Alessia, grazie per i due paratino. Gratina. Il meme è stato rubato da qualche parte durante questo video. Va bene, prossimo. Meme che ho rubato da Discord. Cinque scariest jumpscares, scari alert, numero 1. No vabbè, c'è il Ohio jumpscares, perché l'Ohio è un meme che fa ridere. Metti like anche tu. Dammi la forza, signore. Mom, Dad, this is my new boyfriend. Oh, you say? Isn't that fourth dimensional? Yes, sir. Well, that's great. You know, I've always said four dimensions are better than three. And don't you think it's about time we see a fourth dimensional president? I sure do. God, Dad. It's okay. At least he's trying. L'unica cosa che mi fa ridere in questo caso è il fatto che molto spesso dei genitori dicono sempre cose imbarazzanti al compagno o alla figlia quando porti in casa il compagno, apposta per farli sentire in imbarazzo. Cosa che indiscutibilmente farò anch'io. Indiscutibilmente. Io penso che se mai avrò una figlia e mi porterà a casa il fidanzato, io mi presenterò davanti al fidanzato in mutande, calzini bianchi tirati su fino al polpaccio, ciabatte De Fonseca marroni, canotta, camicia stropicciata, stuzzicadenti in bocca e comincerò a parlare così. Ehi, chi è questo qua? Dove l'hai trovato? fatte vedere un attimo. Chi è? Come ti chiami? Dogo, grazie per 17. Dir, grazie per 17. Cazzo.
How to get away with graffiti. Ah, wow. Sono sconvolta, non dovresti. La mia ragazza, mia figlia pensa di poter avere un fidanzato finché in casa mia si sbaglia di grosso. Oh, come fare i graffiti? Sì. Viva il patriarcato, cazzo! Mister... Scusate. Bertra! No. Mister Beast. No, vabbè. Così, guarda la faccia. Ehi, zio, ma che cazzo fa? Grazie mille, è stato un piacere. Spero che torni presto a dipingere il mio vetro. Grazie mille, arrivederci. Ho vagamente cringiato, ma era fatto bene il graffito, quindi yay. I am a scientist and this is. Sono scienziato e questo è come serve le patate. Vediamo. Che cazzo sta facendo? Sono molto confuso. Ah, ok, ora puoi vedere l'interazione degli elettroni e degli atomi. Sì, magari, Bertra, che cazzo. La patata, sì? No, però, Bertra... Puoi vedere l'interazione degli elettroni sulla patata. È una cosa che faccio anch'io. It's potato, perfect. Ok. Era molto caotico, però mi è stato molto interessante. Vabbè, almeno questo è figo perché si è visto un po' di scienza. Vorrei poter usare anch'io quegli oggetti magici. Sì, però costano, quindi... Cos'è questa cosa? Hello there. È un causatore di crisi epilettiche. Argio, grazie per il 9, palatino. Bellissimo! Grazie! Tra armate. Non ho capito. Ok... Ma cos'è sta roba? Ok, questo mi ha fatto ridere. Ok. È quando ti hanno appena dato la scopa a Hogwarts e stai provando un attimo a farti dei selfie volando, quindi... È la scuola di Hogwarts dell'India, di Calcutta. Oddio, è una rapina? No, vabbè. Grandissima rapina. Zia, ma... grazie 17. Demon, grazie per la sub. Latini, bentornati tra le pararmate. Cosa? Mi è piaciuto. Ah, vabbè. Perpendicular teaching in progress. Minchia, questo me... Voi immaginate essere un insegnante che entra in una classe e trova tutti quanti messi di lato e voi, senza battere ciglio, vi mettete anche voi di lato e cominciate a insegnare di lato. Pietro, grazie per i 15 mattino. Ma è morto 6 mesi fa, però apprezzo l'effort. Ci siamo, signori. No, vabbè, Boldo! Tieni, ti metto like. Ah, la copertina, la copertina è per YouTube Kids. Con Nico Pandetta, bellissimo, l'avevo visto. Molto bello questo. Stop! 2 minuti e 28. Ci vuole un po' più di saturazione, scusatemi. Porco troia. Molto bello. If you laugh 2 times, you die. No, vabbè, se ridi, perdi. Vediamo. No. Se ridi, perdi. Non credo di poter vincere in questo gioco. Bueno, that's one. A parte, zio, che tu stai giocando molto male a quel gioco, perché la regola vuole che nella parte superiore del coccodrillo tu debba inserire dei rasoi ultra affilati in modo che se sbagli dente ti tranci la falange, altrimenti questo gioco perde di ogni tipo di divertimento. I'm confident. Non faceva ridere. Avrebbe fatto ridere se si fosse tagliato il dito. Look like a f***ing GTA character. Fortnite back bling. Are you serious, my brother? Non fa ridere neanche questo. Neanche questo, incredibile. Neanche questo. Ma io non capisco metà delle cose che vedo. Questo oramai non sono più convinto che sia vero, perché i primi video di questo qua la gente si prendeva veramente paura. Però a furia di vederlo, secondo me... Questo era l'unico semidecente. Wow, prova a non ridere. Con i me che non fanno ridere, ci credo che vinci, porca puttana. Se fai così è ovvio che non ridi. E vinci. Cosa vinci poi? Lo spirito del signore. Andiamo avanti. Baba boy. Oh sì, altri Discord memes. È praticamente una meme reaction, ma di meme che non fanno ridere questo. Meglio del solito. I don't have any candy. You want a hand grenade? No!
no, no, è stata censurata, quindi... È stata censurata, quindi... Sandra, grazie per i 6, palatino! Fanboy! We're breaking up. I found a real woman. Wait, what? I promise you, if you laugh at a single one of these memes, you are going to hell. No, vabbè, se ridi a uno di questi meme, vai all'inferno. Ma magari, dimmi dove si firma. They knew what they... Tutta la gente più simpatica all'inferno, voglio dire. Ha detto Jaeger. Grazie per il simpatino. Hey, maybe you don't have to go to the zoo after all. It looks like there are wild animals right here. Ok, personale. What the hell is this man doing? Well, bubbleheads. Just you and me. Grazie per il cirpatino. Vabbè, però ragazzi, meme dove ci sono sequestri di minorenni, cioè è normale che mi faccia ridere. Va bene, andiamo avanti. I'm gonna make it better, do it faster, makes us stronger all and ever. Hour after hour, work is number 50. Whopper, 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 whopper. Perché whopper, whopper, whopper con la bandiera della Cina? Qual è il punto di questa cosa? Cosa vuol dire? Qual è il punto è il governo di questa cinese cosa in che generale? Sta cercando di reclutarmi per qualcosa di losco? Eh? Governo cinese? Foso wo binci! Dimmi figliolo, ti piace Taiwan? No vabbè, quelli che fanno le cose del gaming. Momento Skyrim. Chris Flash, grazie per il set, Rodino. C'è anche Gmod, è un po' tutto. Fatto bene però, dai. Like this guy is not a full-time streamer. Why the fuck is this his setup, bro? Well, I'm a 15-year-old and still in high school and this is my only form of revenue, so I guess you can call that whatever you want. No, no, c'è il dissing e il counter-dissing sugli shorts di YouTube. Che cosa sta succedendo? Che cos'è questo professional camera? You know I don't only use my camera for streaming, right? I mean, I'm literally... Ok, è cringissimo. Va bene. I 3D printed this key and it opens my house. I created this key using a single picture of my actual house key. Yeah, If this works, I'll chop my penis off, and I mean it. Key down, quarter for reference, yeah. No, non credo. Potrebbe, dipende dal materiale. Cioè, fanno le chiavi 3D printate, interessante. Forse. Questa cosa. Ma era una chiamata di un ragazzo con un fanboy. Ragazzo molto femminile. Eh? Dove l'altro ha detto, ehi, dobbiamo lasciarci. Ho trovato una ragazza vera, W.I.T. Watt. Andrea del 1988, comunque ciao Tato. Forse verrò a trovarvi a breve. Grazie per il cirvatina, facci sapere. Boop. Ha fatto boop! Non sapevo che l'avrebbe fatto, ma l'abbiamo fatto insieme. Dite che funziona, secondo me no. Che cosa romantica. Non sono sicuro. Fai i boop che faccio anch'io. Trust me, this won't work. It won't work. Potrebbe, no, però potrebbe se fatto in un materiale molto duro, magari. It's not gonna work. The moment of truth. It's dark out. It's perfect for a robbery. Okay. Hello there. This is not looking good for my penis. Okay. I take it back. I mean, I like my penis. Lil, grazie per le 5, Valentino! Perché lui ha detto che se avesse funzionato si sarebbe tagliato il cazzo. Fun. Ho riso. Today I'm gonna get addicted to crack to see how hard it is to quit. I'm not gonna lie, I have no idea what to expect. Do you wanna be in my fucking vlogs? Just shut up and film. Cosa sta accendendo? Right, scusa, non sta capendo. Crack. Ah, è crack? Do you feel okay? Feel good right now. Crack is like my Adderall. Fuck, dude, I'm out of crack. We gotta go get some more and then we'll film again. We don't need to get more. You don't know how crack works. This shit's so expensive, dude. Fuck, dude. I'm all out of here. I need to sell something. Alright guys, I'm outside Tito's pawn shop. I just sold my phone. Traded it, I got this nice new camera though. Che imbecille. We're gonna keep this video going. I'm about to go buy some more crack. Molto bello, fatto molto. Che imbecille. Vabbè, questo ci stava come parentesi. Volevo vedere dove cazzo sta. Ecco, la piscina più profonda del mondo. Dura solo 8 minuti, però mi ha messo curiosità. Piscina più profonda del mondo. Si chiama Deep del Mondo Dive Dubai. È profonda a 60 metri. What? 60 metri.
Sì, però non ti devi cagare in mano, eh. Cioè, non ti devi... Guarda che molti ci avrebbero paura ad andare lì, eh. No, vertigini no, perché sono in acqua, però... Se, guarda che molti ci avrebbero l'inquietudine. Cioè, ci sono quelli che hanno la fobia dei buchi. Hanno la fobia dei buchi nell'acqua, quindi... Però io proverei, per me è una gran figata, a me piace tantissimo l'acqua, mi piace stare in acqua, mi piace tantissimo nuotare, quindi io proverei sicuramente, però 60 metri è impegnativo, eh. 60 metri è veramente impegnativo, raga. 60 metri. Contiene 4... Mi cago sotto, beh, caghi in acqua, la merda poi galleggia. 14 milioni di litri d'acqua. E il mio obiettivo di questo video sarà di nuotarci dentro e mostrarvi tutto quello che si nasconde al suo interno. Ok ragazzi, siamo, oggi è il grande giorno. Che figo però, che figo. La piscina più profonda molto del mondo. Figo. Let's go. Ci sono 9 corsie. 9 non le ho mai viste. Queste sono 9 corsie. Pazze. Spoiler Deep muore, la madonna che in una parte della città abbastanza vuota e disordinata. Le ragazze non per cagano. Per poterla raggiungere ci abbiamo messo prima una mezz'oretta. Prima era quella di Montegrotto Terme Padova, era di 48 metri. Ma non si capisce quello di con alcune robe. Che imbecille! Da bella tonto, bella tonto! Non me lo vedo andare, bella tonto, bella tonto! Come ne pochino? Io, ma non si capisce quello dicono alcune robe. Che coglione! Sei un coglione! Fu così che non entrarono mai lì. Thank you very much, man! Cioè, raga, wow, alle mie spalle c'è la piscina più profonda del mondo, andiamo a vedere che mi aspetta. Già l'ingresso della piscina è fighissimo, ci sono tutti gli schermi, non ho mai visto uno schermo su una colonna. Ma che figo è? Ma che figo è lo schermo sulla colonna? Sono sincero. Schermi sulle colonne a parte, ero andato lì per fare un tour della struttura, di tutti i suoi sistemi e infine un'immersione guidata. Ovvero un'immersione in cui l'istruttore ci avrebbe fatto vedere tutte le attrazioni che si trovano all'interno della vasca. E credetemi, meritano. Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat, short form. Ok, quindi, raga, lui è un creator che viene dal Canada in pratica. E ci tufferemo insieme e faremo il video insieme. Quindi, let's go. Si può trombare in acqua, sì. Volendo, sì. Cioè dipende, più che altro è veramente faticoso. Cioè è faticosissimo trombare in acqua. Perché comunque devi muovere te, tutta la massa d'acqua. Poi devi muovere lei e nella... Cioè è un bordello, te lo sconsiglio. A meno che non sei veramente molto allenato. Cioè, nel senso, se sei allenato sì. Se non sei allenato personalmente te lo sconsiglio. Perché muori, cioè di fatica. Ho già visto una scacchiera sott'acqua. Nice to meet you. Allora, questo era il nostro istruttore, adesso ci danno le tute, devono capire di che taglio. Mi raccomando, ricordati sempre ogni tanto di schiacciarla un po' sui fianchi, che la svuoti, se no altrimenti a furia di andare lei si riempie d'acqua e comincia a galleggiare, dopo va in giro, mi raccomando, eh. Ogni tanto spingila dalla pancia che la svuoti un po', se no tipo materassino, se no si gonfia. Già siamo, io sono della taglia bestiale, enorme, bicipiti che esplodono, quindi vediamo che taglio mi darà. A me mi dai la taglia panza gigante, no, perché... E nessuno mi sente qua, è veramente un vantaggio. Poi adesso posso dire zucchina, Daniele, sudore di capra, no. E la gente pensa che io stia facendo un video YouTube. Ok, adesso andiamo a cambiarci nello spogliatoio e poi torniamo qua. Mi metto la muta. Tra cosa succede se i pesci mangiano la sborra umana? Niente, nasce Ariel. Ok, muta indossata e vi dirò, mi sento un supereroe. Comunque qua è tutto iper di lusso. Prima roba da dire, questo è uno specchio, come ci siamo appena accorti. E non lo sembra affatto. Boys, hanno pure già gli asciugamani dentro gli armadietti. E comunque la cosa più bella di questi armadietti è che non fanno c***o come tutti quelli delle... Belli, ma è molto bello sto posto. E che hanno delle forme strane. È bellissimo sto posto. Allora, l'unica cosa per cui sono preoccupato è che non so quanto riuscirò ad andare giù. Perché ovviamente la piscina è profondissima. Però non sono abituato a fare apnea e quindi questo potrebbe essere un problema. Beh, scusa, ti daranno... Beh, scusa, non ti danno la bombola? Io l'ultima volta che l'ho fatta sono andato fino a 10 metri con un po' di fatica. E guardate che... No, ragazzi, sembra una stronzata, ma già quando vai giù di 4-5 metri si sente parecchio. Si sente. Aiko-chan, grazie per i 5, palatino. Cioè, sembra una minchiata, però io quando andavo a nuotare a largo, perché quando andavo al mare
andavo oltre gli scogli, andavo oltre gli scogli a nuotare a largo, dove c'era già l'acqua profonda 4-5 metri, io andavo di sotto, mi spingevo giù per andare di sotto, e mi rendevo conto che già quando ero sotto 2-3 metri d'acqua, un po', poco, però si sentiva, un po' si sentiva, quindi andare giù di tutti quei metri deve essere bello impegnativo, non deve essere, sai cosa, Baiba, è che io fino a quando ero bambino ho sempre nuotato, cioè io da quando avevo 4 anni mio padre mi ha preso, mi ha lanciato in piscina e ho nuotato, cioè io nella mia vita praticamente tra nuoto e pallanuoto avrò fatto 13 anni, sono sempre stato al mare, ogni volta che andavo al mare mi metteva a nuotare, cioè andavo a nuotare anche a largo oltre gli scogli, quindi meno male a me l'acqua non dà fastidio, però devo ammettere che effettivamente si sentiva il peso dell'acqua anche a pochi metri, quindi non oso immaginare a 20-30 metri che cazzo senti, cioè. E sarebbe un peccato arrivare solo a 10 metri qua, perché la piscina ha molto di più da offrire, quindi vediamo come mi comporterò. Dopo essermi preparato era finalmente arrivato il momento di vedere la piscina. Ok, è tipo l'ascensore più grande in cui sia mai stato. This is the biggest elevator in Venice? Yeah. Wow, is that tiny in Italy? Bonavino, grazie. Questa è la piscina più profonda del mondo. Sembra tutto innocuo. Poi quando uno infila la testa sotto, ci sono tipo 60 e passa metri e fa paura. Bellissimo. Bellissimo, raga. Lo vorrei troppo fare, bellissimo. Se non è puro dell'acqua, è una figata incredibile. Me le andate, hanno detto, no, tranquillo, non c'è problema che le finisci, sono circa 3 kg di gallette. Tu non sai con che cazzo stai parlando, zio. Io non ho lo stomaco, io ho un buco nero. Ecco alcune curiosità sulla Deep Dive Dubai. È profonda appunto 60.2 metri e detiene quindi il record ufficiale per essere la piscina più profonda del mondo. Al suo interno contiene 14 milioni di litri di acqua, che è un numero che non ha senso, ma per darci un senso equivalgono più o meno a 6 piscine olimpioniche messe assieme. Essendo così dannatamente grande, al suo interno ci starebbero più di 10 balenottere azzurre. Sono buone, sono molto buone. Non dovrei dirlo perché non mi ha ancora dato lo sponsor, però sono molto buone. Sotto la superficie dell'acqua c'è una vera e propria città abbandonata in cui si possono fare tantissime cose. E infine la temperatura dell'acqua... Ma è bello perché è tutto strutturato a mo' di città, cioè... Vera e propria... Guarda! Città abbandonata... Cioè è fighissimo, è veramente fighissimo il fatto che sia strutturato come fosse una vera e propria città sommersa. Cioè è proprio bellissimo. Cioè tu vai in giro, ti muovi come se fosse una città sottomarina, sembra, è stupendo da vedere. In cui si possono fare tantissime cose. E infine la temperatura dell'acqua è più o meno costante sui 30 gradi centigradi. Allora, bello, a giudicare dall'ambiente, direi che è il momento perfetto per iscrivervi al canale e lasciare like al video. Prima di immergerci hanno voluto farci fare un rapido tour dei sistemi di sicurezza della struttura. Ok. Penso per tranquillizzarci. In totale hanno 56 videocamere che controllano tutta la piscina. Vabbè, certo. E queste due sono delle stanze di sicurezza posizionate a 6 e a 20 metri. Ovvero quando uno, casomai c'è un problema o qualcosa del genere, uno può andare in queste stanze, esce e c'è l'aria. Pazzesche. Come potete vedere qui alla Deep Dive hanno degli ottimi sistemi di sicurezza per assicurarsi che niente vada storto. Voi invece siete molto più spericolati. Schifo, scusami, non è perché ti vedo. Sono bello gasato. Yes. È pesantona sta roba, eh. Dovrò 30 kg sulla schiena. Per il Barbarian. Esatto, parto per il... Mica 30 kg. Barbarian. Io sono inarrestabile! Ok. Right. Ok. See, jump by your regulators and beat for me. Are you high? I'm high. Ok, boys, tutto ready e andiamo. Sento un paguro. Ciccio, aiutami tu. Adesso magari lo chiedo. Una volta si faceva con lo sputo. Vabbè, una volta si faceva con lo sputo. Un sistema un po' antiquato però, eh. Adesso c'è il Covid e si fa in sicurezza. Leoni, tutto pronto e let's go. Ma
scusa, ma c'è un cesso... No, ragazzi, questa è poesia. Cioè, ecco, una cosa che io voglio fare, cagare sott'acqua. Ragazzi, cagare in un cesso sott'acqua deve essere poesia. Deve essere poesia. Che tu fai uscire lo stronzo, vedi lo stronzo che comincia a salire. E tu? Io voglio cagare in un cesso sott'acqua. Poi devi pulire il culo direttamente con la mano, tanto sei già nell'acqua. No, questa è un'esperienza che mi piacerebbe tecnicamente forse provare. Sì, lo so che serve tutto un po', lo so, è impossibile farle così normale. Però guarda che figo, è una città, cioè è The Last of Us immersa praticamente. La piscina è strutturata su più livelli che variano in base alla profondità. E durante l'immersione si può fare di tutto. Sì, sicuro. Leggere il giornale, sicuro. Fare la spesa, giocare a calcio, più o meno. Ma le tre cose in assoluto più fighe secondo me sono state queste. Giocare a biliardo. Dai, no, che figo! Voglio giocare anch'io a biliardo sott'acqua! No, dai, ma che figo deve... No, dai, raga, ma dai, vaffanculo. Voglio giocare io a biliardo sott'acqua. Fare una partita a scacchi. Vabbè, questo non esageratamente. E mollare un missile terra-aria nel gabinetto sott'acqua. Vedi? Il Dieghetto, grazie per il nome, palatino. Vedi che sei un uomo, dai, un gabinetto dell'acqua. Lui cagherà nel gabinetto nell'acqua. Buongiorno Secchi, Leoni fatta, è stata devastante come esperienza. Ufo, io sarei andato tanto più in giù, tipo ai 60, però sarei imploso, quindi era meglio evitare. Figo, fighissimo. Ok, thank you. Ti metti proprio ad abitare lì, prendi la residenza lì. Abiti lì sotto, quando arriva di sub, vuole un caffè, con il caffè che va in giro nell'acqua. Oh, scusi. Oh, thank you very much. Bellone, veramente veramente bello. L'unico rimpianto è che ci siamo fermati tipo ai 12 metri di profondità. Sarei potuto andare giù ancora, infatti appena siamo usciti. Vabbè, in mi ha detto però ce ne vuole di insomma, ce ne vuole di impegno per andare, cioè non è facile, ci vuole anche un po' di fegato per andare. Se tu fossi donna saresti proprio Ursula, e la cosa che fa più ridere è che mia madre si chiama Ursula, quindi è abbastanza comico come paragone questa cosa, quindi... Gianmarco il Sassones, grazie per la sabbia per i 4 palatini, benvenuti e bentornati tra le povere armate. Sapeva tutto, era già andata avanti coi lavori. Vediamo un po' cosa abbiamo, che ratte un po' che non lo vediamo. Un'occhiata dei video che dovrebbero Oggi ragazzi daremo un'occhiata dei video che dovrebbero mettervi ansietta. O forse vedremo se sono paranoico o magari non abbastanza. Non lo so, scopriamolo insieme ragazzi. Puoi postare l'intero video della pasta che cade? Oh, no, 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 tutta questa pasta. Aiuto. Vai a Il rallenti rende tutto più magico. Vabbè, l'ha salvata, dai, l'ha salvata. Urlano così. Niente, perché sono donne e le donne urlano quando c'è un problema, è ovvio, cioè. No, raga, è bruttissimo. Stavo per dire stupendo, però è effettivamente anche stupendo. Sembrano delle arpie, ma che... sembrano più che altro dei cormorani in amore allupati che fanno il richiamo per trombarsi le femmine, ma... Non dovrebbe essere così divertente, non capisco perché. Pasta alla vista, mamma mia. Che tristezza. È pessima, ma che è? No, vi giuro, c'ho i ricordi del Vietnam appena leggo questa cavolo di scritta. Fatemelo risentire, lo voglio rivedere.
Basta. Oh, ma che? Che figata, regà! Questo l'ho visto. Si può fare! Non lo sapevo che i pompieri avessero questo potere! Ma non è che i pompieri... Oddio! Ma quindi è questo quel famoso Fire Force del quale la gente parla? Oppure mi sono perso qualche anime nuovo? Che figata comunque i pompieri che arrivano... Sembra di straguardando lo scontro tra l'uomo di ghiaccio e l'uomo e la torcia umana, praticamente. Un dominatore dell'acqua come Avatar, una roba del genere. Stanno cercando di spegnere De Luca, esattamente. Blocca le palle di fuoco, bellissimo. Anzi, più che altro, ora che ci penso, sembra tipo un combattimento di Harry Potter. E Gohan contro Mi ricorda per qualche motivo la battaglia finale con Voldemort. Guardate, è uguale, mamma mia! Un gatto dentro una vasca. Tra l'altro è una vasca scomodissima, fate vedere. Fallo. Vuol dire, fallo, le vasche così fallo, orrende. Fallo. Sta per accendere l'acqua. Non ti distrarre. No, fallo. Non lo fare umano. La faccia di questo gatto è stupenda, regà, mamma mia. Ma vabbè, vi posso dire che comunque questa persona è un infame. Avresti dovuto. Se il gatto ha paura e lo sta guardando in questo modo, significa che il padrone lo ha già fatto. Comunque allo stesso tempo apprezzo la poker face, perché non si è neanche... Sì, tra l'altro una domanda, scusa, quanti anni è che non lava questa vasca da bagno? No, perché cioè, se ci sono le impronte del copertone di un auto articolato, cioè scusami, il pavimento di questa vasca l'hanno usato per trasportare dei cingolati? No, perché... Cioè, non ho capito. Che è spostato minimamente il gatto. Tipo, è una sfida psicologica. Se mi bagni, ti bagno anch'io. Stanotte sul letto, pisciandoti addosso. No, un cane dentro un passeggi... Oh, madonna santa, che cazzo... Questo cane ha visto cose che voi umani non potete neanche immaginare. Sto cane ha dei problemi, è fatto di crack, sto cane non è sano, c'è qualcosa che non va. Berlusca, grazie per i 12 palatino. Cioè, gli ha dato i croccantini alla marijuana, perché non me lo spiego. Gli ha dato la scatoletta con del manzo all'eroina. Cioè, c'è qualcosa che non quadra. Cioè, questo cane è lì che ti guarda. Cosa c'era in quel friskis? Wow, devo ammettere, mi ha messo ansia. Vedete, questo è tipo il bambino medio che vi guarda in autobus o sul treno. Stessa cosa, eh. Vi fissa nell'anima, mio Dio. Questa è tipo la morte che è entrata dentro a questo cane e vi fissa negli occhi perché dice tu sarai il prossimo. E poi in questo momento il cane ha ripreso coscienza. Oh, questi video li ho già visti e non smetteranno mai di mettermi ansia. Sì, l'ho visto anch'io e ammetto che mi sono cagato addosso la prima volta che l'ho per visto. Per queste persone, come fanno? Cioè io capisco che questi qua magari lo fanno da tutta la vita, quindi sanno bene che cosa stanno facendo, ok? Cioè è tutto quanto in un ambiente controllato, eh? Questo per dire per YouTube, tranquillo. Però assurdo, io non mi fiderei mai nella vita di fare una roba del genere. Ma io neanche a morire mi metto a fare sta roba. Vi giuro, cioè... è arrivato tipo Mario, prende, boom, cambia dimensione, se ne è scomparso, non esiste più, vabbè. Che poi per molti di voi che si chiederanno, ma come fa a scendere da lì? Ebbene c'è una... la campana torna indietro. Una risposta giusta ed una risposta esatta. La risposta esatta è che riscende semplicemente come una persona normale. La risposta giusta però, anzi la più giusta secondo me, secondo il mio umile parere, fa tipo gli NPC, tipo rimane là sopra finché non passa un'altra ora e poi riscende, risuona e ritorna su. Ok, fermi tutti. Riuscirà l'ovetto Kinder a sciogliersi prima che il caffè fuoriesca? Guarda, io questi video di merda li ho visti. Nel 90% dei casi non c'è pericolo che il cioccolato si sciolga, però delle volte accade, bisogna vedere. Scopriamolo. Allora, vediamo. Ok, il caffè è partito. Perfetto. Sta andando molto più veloce di quanto pensassi. Thunder, comunque. Grazie per il 17, palatino. Vediamo. Non so perché qualcuno lo dovrebbe fare, però allo stesso tempo ci sta. È una gara con... È fuoriuscito. Wow. Un po' me è fuoriuscito, pochi cazzi. È stato molto vicino. Tocca ammettere, effettivamente, un goccetto è uscito, ma nonostante tutto, ragazzi... Le regole sono regole. Cioè, Rat, non è che puoi barare, cioè... Sì, è Le regole sono regole, Rat, è inutile che adesso cerchi. È stato molto... E anche oggi non abbiamo combinato un casino in cucina. Dai, oddio, è una candela? Ok. Parese gli dà uno schiaffo alle... No, no. Wow. Ho avuto anch'io tantissimo timore che gli cavasse un occhio. Stavo per dire addio occhio, però a quanto pare era semplicemente, non lo so, una sorta di schiaffo rallentatore. Complimenti per lui che manco ha chiuso gli occhi comunque. Io non avrei mai avuto fiducia in questa cosa, ve lo dico. Cioè, nonostante il fatto che io sappia che fisicamente non può accadere, io sono sicuro che l'universo troverebbe un modo per... Adesso lui ride il tipo sbam! Darmi quella schicchera. Un cuore, oserei dire, disegnato perfettamente. Ok, lo sta riempiendo. Vai. Ci sta. Molto soddisfacente, devo ammettere, Ah. No, c'è un puntino bianco, te lo dico.
Hai lasciato un puntino bianco. No, per favore. Non lo fa. Ok, ci sta. Mi ha effettivamente beccato, devo ammetterlo. Pensavo che effettivamente non avrebbe colorato tutto, ma nonostante tutto, non vi preoccupate, l'universo è salvo. Comincio a pensare che comunque tutti noi abbiamo dei problemi mentali, ragazzi, ma vi rendete conto che siamo stati turbati da un puntino bianco lasciato su un cuore disegnato? Ci avete mai fatta questa cosa? Credo che abbiamo un po' tutti dei problemi mentali. Adesso vi mostro quanto è aggressivo il mio tostapane. Tostapane? I'm scared. It's like a time bomb. Ok. Ma... L'ansietta che sale. Io che aspetto che, diciamo... T-Black, grazie per il tre palatino. Bentornato, tra le opere armate. Non sta succedendo letteralmente nulla. Perché sta facendo fumo? Oddio. Mi sono spaventato. È stato bellissimo. Si è smatrito. Sì, vabbè, ma tu non ti puoi spaventare per un tostapane! Scusami, ma quanto devi essere rincoglionito da 1 a 1000 per spaventarti per un tostapane! Mi pare che abbia preso uno schiaffo, mamma mia! Ma poi, raga, qualcuno mi spiega per quale motivo il suo pane è tostato a metà, ma che cavolo... Perché l'ha messo a metà, tostapane è? Allora, vi devo dire che effettivamente l'ansietta ci stava in questo video, però mi ha fatto più ridere che altro. Nope. Ah, è uno di quei video, oh... Ok, le mappe concettuali online sono comodissime per studiare. Ma vuoi mettere la comodità? Che cazzo dici? Perché farlo? Io vorrei vedere i video al contrario, dove succede che per sbaglio gli cade. Wow! Oh. Ok, questo è stato davvero complimenti. Assurdo. No, sul serio, però voglio vedere i video nei quali alla gente cade il telefono. Voi ricordatevi, ragazzi, per ogni video trick che vedete questa roba, ce ne sono 10 di persone alle quali è caduto il telefono. Tocca vedere gli altri 10, dai. Vedete, però, per fare questi video, o siete ricchi o siete stupidi. Non c'è altra alternativa, ve lo dico. O siete degli stupidi ricchi. Sono sana di mente, si metterebbe a fare queste cose. Alle 9 di mattina, poi, tu stai fuori di testa. Mamma mia, lasciamo stare. Demek, grazie per i 13, palatino. Pazzo, sul serio. Ignorate il mio amico, si gasa molto quando si parcheggia in questo modo. L'ho vista malissimo questa macchina. Ma che risata era? È venuto, mamma mia. Queste qui, madonna. Le galline nel pollaio ridono in questo modo. Stupendo, regà, mamma mia. Però non lo farei mai nella vita. Non mi fiderei mai nella vita di parcheggiare in questo modo. Prima o poi il paraurti, ve lo dico, lo abbandonerà se continuerà a fare questa roba. Olio di oliva? Perché spostare da una bottiglia all'altra ora che... Mamma mia, oddio, regà, l'ansia. Ma si sta muovendo. Si sta muovendo allora, tutto. Io capisco che dovrei guardare la bottiglia, ma... Sì, ma sei su una nave che si sta muovendo, scusami. Cosa sta succedendo? Si sta spostando. Perché si sta spostando l'asse terrestre? Quanta l'inquadratura, cosa sta succedendo? Ok. Ah, okay, vabbè, allora sì, allora ci sta. Così era easy. Pensavo ci fosse qualcosa di strano, non capisco. Per quale motivo mi è uscito questo qui tra i consigliati? Io sono curioso di vederlo, sinceramente. Il gallo. Ok, quale scegliamo? Pollo con occhiali? Secondo pollo con gli occhiali? O Siteries tienes el humor rotto? Vediamo Siteries tienes el humor rotto. Vediamo se ho il humor rotto. Andale, andale! Nacho. No. Busco novia, resquisito, SRTX, no. Anch'io, raga. Ma che cazzo? Un gatto. Ora ho capito perché andavano dentro l'anemone che gli punge ogni volta che entrano. Stavano, è l'equivalente di tagliarsi le vene con le lamette per i pesci. Ora si spiegano tante cose. Okay. Oddio, è morto. Gatto? Gatto? Non si... Oh, gatto! Sì, però non lo picchiare, poverino. Ma che cazzo? Ma che sei? Si... Gatto dorme, lei. Spam, spam. Il gatto era in un momento di sonno profondo, poverino. Cosa?
Pronto. Sì, però non lo picchiare, poverino. Sto seduto. Però raga, vi giuro, ma che ansia viene quando i gatti fanno queste cose, anche i cani in generale. Quando gli animali prendono, dormono, ma hanno il sonno così pesante che voi li toccate. Questi qua continuano ad essere morti. È bruttissimo però quando succede, perché veramente vi prende un Leo, grazie per il tre, palatino. Che mi ha guardato? Do you press the button? No. Cioè, a me ha spaventato il tuo urlo, faccia di cazzo, cioè. No! Che infamata! Pensate giocarci al VR con questo? Andrea, grazie per i 10, palatino. Il VR per gli horror. Ma a me ha spaventato l'urlo, non lei che si girava, cioè, oh, testa di mia, cazzo. Il VR per gli horror sono orrendi. Mai nella vita giocherò ad un horror VR, è troppo. Probabilmente ci muoio, ok? Non so se ho problemi cardiaci, ma con questi giochi lo scoprirò, quindi evitiamo. Vede, questo manichino si è comportato come l'alunno medio quando entra qualcuno in classe. Tutti quanti a fissare verso la porta. I semafori di questa città sono spenti. Ah, ok, questo video l'ho già visto. È editato, eh. È editato, quindi non c'è. Ovvio, perché sarebbe nulla impossibile di cui preoccuparsi, però. La prima volta mette ansietta, effettivamente. Sì, perché noi siamo abituati all'Italia, quindi. E comunque, oh, l'editing è stato fatto troppo bene, tranne in alcuni punti, eh. Tipo, guardate qui la macchina che spawna. Si teletrasporta tipo Goku. Bellissimo. Questa a sinistra che attraversa un portale di Rick e Morty. Mamma mia, lasciamo stare, va. Più lo guardate, più vedete cose sbagliate. Ah, vabbè, ma infatti da vedere una. Sapete, la cosa migliore da fare quando una vespa o un'ape vi va addosso è non muovervi. Nel 99% dei casi non vi faranno nulla. Zia, allora i casi sono due. O hai un lucidalabbra particolarmente dolce, oppure io farei una visitina dal dentista, perché è talmente tanto tartaro che anche l'ape vede che lì ci sono degli scarti di cibo conservati da mesi. Perché cioè, non si spiega altrimenti, voglio dire. Non ho mai visto un'ape così fissata con la bocca. Cioè, decidi tu, ottimo lucidalabbra o del pollo rimanente da Pasqua del 97 incastrato nella gengiva del premolare. Non ci sono altre opzioni. Damn, grazie per l'anno, palatino. Però non così in bocca. Vuole entrare nel naso? No! No! Oh, ok. Meno male. Gliel'ha sparata addosso. Vuole entrare nel naso? No! No! A me una volta al mare è capitata una scena che dire che è epica è dir poco. C'eravamo io e un mio amico che stavamo camminando uno a fianco all'altro. A un certo punto io, mentre camminiamo, sento nell'orecchio zzz. Allora tipo faccio così distinto, do tipo una sberla distinto, e sento che colpisco qualcosa, però non vedo niente. A un certo punto sento il mio amico che fa ah, 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 è attaccato alla caviglia, ci aveva incastrata un'ape che lo stava pungendo. Cioè praticamente io ho dato una sberla all'ape, è volata sulla caviglia del mio amico e appunto lui. Affunto da capro espiatorio per i miei peccati. Oh, ok, meno male. È un po' d'ansietta, effettivamente ci stava, raga. Una vespa nel naso non è per nulla una cosa carina. Però allo stesso tempo, mamma mia, non la sputare così. Mi ha sputato in faccia. Questo è un kink di certa gente, dovresti saperlo. Ok. Sembrano strade italiane, sinceramente. Pedro. Quindi è italiano! Mamma mia, raga! Raga, c'ho gli occhi. Devo giocare già a Geoguessr. Geoguessr. Non ho capito niente! Sì, esatto. Ok, allora, da come potete vedere, da queste crepe, che sono molto, appunto, europee, oserei dire, no? Abbiamo questo palo della luce, che è molto europeo, oserei dire, sì. È tutto molto europeo. Abbiamo questa cassetta della posta che è molto europea. Non è molto europea, se devo essere sincero. Però sì, per me è tutto quanto in Europa. Quindi, secondo me, siamo in Romania.
È tutto così europeo, regà, ve lo dico. Basta così. Ci ha preso. Basta così. Non continuo. Non continuo. È finita. Fatemi vedere se sono sopravvissuti ai cani. Che poi, ovviamente, i cani più. Giocaci anche tu, sarebbe un'idea. Sai. Sono anche i più pericolosi, oserei dire. No, eri in America. Scusate, allora ho visto malissimo io, scusate. Dai, ci sono riuscito. No, ho visto male io, scusate. In due su quella che sembra essere una bici, tra l'altro. Ottimo. Ok, una macchinetta di bevande. Che penso stia avendo un malfunzionamento. Cosa succede? Cosa succede? Ma perché sta facendo i trick? Cosa sta succedendo? Vai. Pronto? Il Boris, grazie per i 15, Valentino. Bentornato tra le mappe armate. Oh, c'era. Cosa succede? No, what? Non avrei mai detto che avrebbe preso quello in mezzo! Assurdo! Raga, più intrattenente del gelatai in Turchia sta roba, ok? Che cazzo sta succedendo? Che cazzo sta succedendo? Aiuto. Cosa succede in questa macchinetta? Si è bloccata. Dai, perfetto. Ok, ha provato a prendere un'altra bottiglia. Vediamo se con l'altra bottiglia riesce a farla uscire. Attenzione. Ma cosa sta succedendo? 3,80 euro per una bottiglia, ora che sto leggendo, ma sei pazzo? 4 euro, 4 dollari. E si è bloccata pure questa. Oh, hai perso 8 dollari, l'equivalente praticamente. Sì, però lo spettacolo è valso tutto. Quindi di 7,60 euro. Non hai preso nulla, complimenti. Vabbè, però lo spettacolo ne è valsa la pena. Vabbè che poi io, con le vecchie macchinette si può sempre recuperare, perché bene o male quando ti rimangono incastrato dei pacchetti di cibo nelle vecchie macchinette, si può sempre usare la tattica o della sberla laterale, o dello ti scosso fino a quando non cascano tutti i prodotti insieme, oppure del metto i soldi, ordino allo stesso punto e cascano due pacchetti invece che uno. Di solito funzionano. Io di solito prediligo o la moneta o la sberla laterale, però in entrambi i casi vanno abbastanza bene comunque. Senti, livello di ansia alto? Vabbè, già è Mario, regà, non c'è molto da dire, quindi per me l'aspetto. Ah! Vabbè, tanto non l'avrebbe comunque preso, che c'ha l'elicotterino, quindi ci sta. Ok, va bene. Va bene. Quindi è questo il gioco che giochiamo, vero? Sta facendo anche bravo, del teasing! Cazzo. Che infame! Vabbè, o se uno è bravo può farlo. Ok, questo livello è brutto. Non è il livello che è brutto, è lui che è pazzo. Dovrebbe essere illegale giocare in questo modo, ve lo posso dire. Come no? Ti odio con tutto me stesso. Riesce a vincere? Oh, meno male. Sapete, pensavo che avrebbe fatto anche figo. La stessa cosa, che saliva fino alla cima e poi all'ultimo si sarebbe fermato. Molto figo. Avrebbe toccato il fondo della bandiera.